posizione viene preservata all'interno dei nuclei laici. E di fatto l'insegnamento che stavo facendo è stato preservato dell'allievo di Don Trompa, per meglio dell'allievo di Atisha, che era Don Trompa, che era laico, non era monaco. Perciò sì, c'è una parte religiosa che comunque mantiene votiva dell'azione, ma viene molto preservato nella comunità laica. Non c'è la differenza di io perché sono monaco, faccio di più di te. Un lama laico e un lama con ordinazione monastica, la unica differenza che ha è la capacità che hanno a spiegare le realtà che hanno ottenuto. Non ha più valore uno o l'altro. Di fatto nel nostro linaggio maestri che sono di un certo rinombre, qualcuno sono laici, sono sposati, non sono monaci. Cioè, il monaco non può sposarsi. Il monaco no, aveva il voto del celibato, allora no. Proprio per definizione. Ma per dire, ma non se, lo puoi lasciare, no. Puoi sposarti se tu hai la voglia. Sì. Continua a fare quello però che però dovrei dice, non essere più un monaco. Ma è che una condizione è qua, no? O A o B, sono in contrapposizione. Nessuno ti costringe a. È una tua scelta. Un'altra piccolissima domanda, sempre da occidentale, se possibile. Se devi terminare, finisci. No, no, va bene. Si è parlato in questi due giorni molto di sofferenza. Il rapporto col sacrificio, che a mio giudizio è un'emozione forgiante, soprattutto nell'adolescente, eccetera. Cioè il fatto che per ottenere un risultato devi passare da un sacrificio, da qualcosa, cioè la crisalide per diventare farfalla ha bisogno di strofinare il bozzolo, se uno la vede soffrire quel bozzolo in Italia, la libera al momento, però dopo le ali non rispondono mai, quindi ha bisogno di uno strofinio per la crescita di queste ali poter volare. Quindi la sofferenza va bene, è da tenere lontana, ma il sacrificio tante volte ti forgia, soprattutto nel quarto quinquennio della vita, cioè nei 15 dei 20 anni. Allora, se non entriamo in questione di lana caprina che non vogliamo dire veramente sacrificio piuttosto che sofferenza non penso che sia un'interpretazione proprio del sacrificio, io perlomeno fino adesso non l'ho trovata, cioè il sacrificarsi no, per me è l'impegnarsi. Ah ecco, se che non, se dentro no, se eserciti l'azione dell'impegnarti nel senso giusto, il sacrificio non esiste. Non posso sacrificare una cosa che mi piace, non è un sacrificio, sì, quello che sto facendo mi piace. No, uno dice, mi alzo alle 5 di mattina, è un sacrificio che mi vorrei alzare, io sono in pensione.